Ciao ragazzi, sono Sofia. Come state? Come state? Siamo a luglio. Estate, luglio. Stamattina sono andato a fare gli esami del sangue. Ecco. Se loro non mi manda il malocchio, anche sto giro. Ce la fai? Ce la facciamo. Culo... Sì, non si può più dire. No, però aspettiamo no. Al 7 li vado a ritirarli. Al 7 vai a ritirarli. Se no. Raga, allora è arrivato tempo delle di pere. Parlare delle mele. Di questo famigerato dissing che ha nascosto nella versione fisica del disco Lolo. Ha fatto la traccia fantasma. Sì. Uno spettro si aggira per l'Europa. Era l'ozzo sotto le unghie di suo. Allora, suo. Dove poi diremo suo. Tutti quanti dicono: chissà cosa gli direte adesso, lo massacrete. Raga, è stato l'unico a dissare con le palle a dissare su un disco ufficiale. Ma poi hai capito, adesso si dissano tutti su Instagram. Cioè questo ha tirato fuori una traccia, non parliamo della traccia perché è inutile. Come tutto la sua disco, vita. Probabilmente che faremo poi domenica. Vi aspettavo di domenica sera esce il disco di Lolo. Domenica sera, raga. A parte che è figo, il dissing è proprio figo. È il pezzo, uno dei pezzi più sentiti perché quando uno dissa sai, è più facile. Certo. La rima faceva schifo, no? It's boys, cioè. Sì. Si è sprecato il poetino. Vabbè, però la Z finale. Ce l'avevo detto. C'era. Il dissing è un dissing. È un dissing. Fatto bene, fatto da un rapper dove noi, quanti anni ormai? 2 anni che lo massacriamo su tutta la linea, su quello che fa. Ha ragione veduta. Gli diciamo delle cose. Ha giusta cose... ragione. Ma certo, ha giusta sacrosantamente. Ragione. Sacrosantamente. Sacrosantamente. Però fondamentalmente lui poteva ignorare, non ha ignorato, ha detto, vi dedico una minchiata, una barra sola, vi dedico, basta. Due barre. No, è una barra, è quando carichi i miei video di poetino, facciamo freestyle. A parte che il video l'ha caricato Arcade TV e non Arcade Boys, sì, che è un'altra cosa. Vabbè, quindi è anche un altro gestore, sono altre persone, non siamo noi. Non siamo stati noi, quindi è pure sbagliato, ritardato. Hai capito, dissi a cazzo. Va bene, comunque, adesso... Va bene, ti è piaciuto il video? Metti like, condividi e vattene a morire ammazzato. Te e tutta la tua famiglia. Non stai parlando di Lolo, vero? No, è quello che fanno gli youtuber, no? Mi sono grattato la pancia perché ho avuto paura. Lolo, quando ti pensano e ti si toccano, è superstizione, non è che sei bello. Okay, cioè, te la butto lì. Allora, la canzone. Cioè, sei nano, sicco, coi peli, brutto, puzzi, storto, sembri un top. Come canzone, fai a sentirti freddo? La canzone è pubblicata il 22 di questo mese. Basso basso. È basso basso. Sì, il suo livello, credo. Sì, oppure il suo nome. Visto che il disco. Ah, il suo nome. Prodotto nel disco prodotto da Fish. Vediamo cosa ha combinato. Ecco, la censura. Ciao, io sono un giornalista con te di Consenti Televisivo. È diventato il Shade. Ma sai quello è il retaggio. Ho la sindrome, sicuramente non vuole leone. E tu parli di storia di merda. Over recitato, come dici tu. No, è stato recitato male. Non so cantare, sono come. Non sai recitare. No. Non me l'aspettavo. È diventato Achille Lauro. Non me l'aspettavo. Qua è diventato tutta la ranzona. Madonna che merda. Ma quale messo? Ma sto vestito orribile. Autostima e tanto sapone. Balle basso, fate grazie. Sai che è più basso di te? Sì. Sì, è una merda. Mamma, ma era lì di quello. Ma che è una fregna? Ma che fregna la nana? Io masco, ma è tantissimo la nana. Quello è lui che ti picchia, capito? Sì. Bello, però, messo Berlusconi, sono contento. Più in basso di così. Infatti. Vabbè, sono un coglione. Mamma mia, fammi pulire l'ozzo che ha lasciato giù, ha detto poliziante. Poliziante. Raga, meno pulizia e più polizia. Io ve la butto lì. Che merda sta canzone. Andiamo a leggere il testo. Che merda. Il testo è proprio la merda. La smemoranda, i giochi. Che merda. E poi cos'è? Ma chi l'ha fatta? Fish la produzione? Ma probabilmente sì. Questa caraibico che adesso va tanto di moda. Ma guarda che la produzione era male, eh. Cioè, non mi aspettavo. Fallo, mettiti al basso coi tempi. Fai un cazzo. Raga, no, Regia del futuro del padre, regista del futuro. Mettimi una musichetta di sottofondo da pubblicità regresso. Basta. Aspetta, fammi spostare. Un bolero triste, se ce l'hai. Buono il bolero. Sì, no, è boero, i bole. Qua, la zip sotto. Vabbè, l'autismo non è con... Giovani autori del rap italiano. Giovani rapper italiani. Mettiamoci dentro anche i trapper italiani e anche gli youtuber country che fanno le canzoni da ritardati. Basta giochi di parole inutili. Basta giochi di parole che non fanno ridere neanche il mago Forrest. Basta queste punchline insipide e insapori. Basta, ma proprio basta in generale. Estinguetevi. Grazie.
Basso basso Lolo, testo e traduzione. Sì. Ah, sì. Ha scritto in come cazzo si chiama quel genius? Quel G. Produzione basso, Big Fish. Perché hai vestito la ninja? Bambino soldato. Bambino soldato. Ah, pensavo il bambino scordato. Soldato, bambino pensavo soldato. Il bambino che nessuno voleva. E qua chiede agli anni 90 la capita subito. Un soldato innamorato. Sì. Ciao, io sono un giornalista con 6 di quoziente intellettivo. Quindi lui si sente già superiore ai giornalisti. Esatto. Amico giornalista, tu che canti, digli qualcosa, puoi dissarlo. Volevo farti una domanda originale. Ma Lolo, per cosa sta? Sta per basso basto. Ah. Perché sono alto 1 metro, non tanto. Tu mi odi, ma per me è un vanto. Hai presente L'Oreal? Io valgo. Fermo, ha fatto 4 rime, ma non è un discorso sensato. Però poi dice io valgo perché poi l'autostima, ho capito. Certo. Si è fatta una certa, sono le 8:15. Dico cose a caso se mi sto annoiando. Si vede che dici cose a caso. Scrivi anche cose a caso. Io per lei non provo niente affatto. Chi te l'ha chiesto? Ma cosa c'entra? Stiamo parlando di quanto sei subumano. Faccio vabbè. Solo perché per fare cardio. Faccio sesso solo per fare cardio. Ho la sindrome di Napoleone. Ho capito. Specialmente ho Monte Napoleone. Perché lui sai deve tutto griffato. Però e tu vai non... a Riccanza. I tuoi c'hanno il big money. Perché i tuoi come i tuoi no me? A me mi hanno detto gente che ha lavorato con te nella serie manager, tour manager, booker. Quella gente lì che ce li hai i soldi di famiglia tanti. Quindi stai zittissimissimo. Ma per come parli sei uguale a un coglione. Ah, ho capito. Mi viene da ridere. Skit, perché... questo è uno skit, non è un bridge. Ecco, quello parlato. Ok, recital. Ragazzi, dissi di Genius, cominciamo a mettere a chiamarle come si chiama. Soprattutto quando siamo in presenza di un artista, dico tanto spesso. Bravo. Mi viene da ridere perché qua no, mi hanno chiesto esplicitamente il ritornello. 2 passi di danza, qualcosa di accessibile, ma io non ballo, non so cantare. Sono come i prodotti di Steve Jobs, ho un sistema. Guarda che non è brutto questa cosa qua. Questo bridge qua è probabilmente il produttore, ecco perché Fischer. Sai chi la faceva? Sai perché sei sai chi ha fatto la stessa identica cosa? Chi? Sai chi 10 anni fa? Sì, Frank Energy. Appunto. Con la Cortellesi. Appunto. E non è brutto riprendere una cosa del genere, visto che effettivamente faceva cacare 10 anni fa. Sì, ma ci siamo abbassati a livello qualitativo. Questa è roba nuova. Almeno non fa capito? Questa roba fa schifo e basta. Fa schifo. Ok. Vabbè, ritornello. No, ripeto, questo non è brutto. Una roba buona l'abbiamo trovata. Ritornello, Messi è basso, Maradona è basso, Mozart era bravo solo perché era basso. Pure Berlusconi, lui un esempio come un altro. Basso, 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 Messi è basso, 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 basso. Vabbè, una merda. Odio tutti quanti, odio tutti quanti. Odio il mio lavoro, tanto da avere gli spasmi. Questa è la sua cosa a caso, che deve fare quello che odia tutti, odio. Perché è matto. Odio la vita pure durante gli orgasmi. Le persone hanno personalità da ectoplasmi. Wow. Dalle mie reazioni qua non capisce neanche Genius cosa c'è scritto. Sì. Perché le mie relazioni sono disastri. Tu non sei maledetto, sai solo recitare. Tu non sei maledetto e non sai neanche recitare. Non porti il peso dell'essere speciale. Neanche tu. No, lui lo porta un botto. Ah, sì, è un botto speciale, vero? Aveva anche la classe speciale. Palle non le trovi sull'albero di Natale. Non salverà il mondo, moriremo di fame. Un'altra frase bella messa in una cozzaglia di merda. Competizione, vi auguro il sa, male. Guarda, qua non sa Genius cosa dice. Genius cosa dice? Brucio di culo. Sì. Competizione, vi auguro il male. Solo se odi te stesso sai che vuol dire odiare. Ah, perché lui è depresso, odia se stesso, è speciale. Ho capito. Lo skit. Il pezzo non è solo un elogio a chi usa le sedie per arrivare in alto degli armadi. L'ho fatto per dirvi di essere sicuri di voi. Autostima, una cosa ben più reale dell'ego. E il primo passo per imparare questo è imparare a prendersi in giro da soli. Ho capito. Bellissima frase, se non l'avesse detta lui. Anche perché lui non ha autoironia. No, anche perché quando gli hanno fatto un meme ha detto io vi ammazzo come ho ucciso il vostro messia, siamo ebrei, la striscia di Gaza, non ce ne frega niente, cantiamo shalom bruciando le vostre case e stuprando le vostre questo mogli. Non l'ha detto lui, ma era una citazione di qualcun altro. Sì, vabbè. Messi è basso, ma non è basso, no, e tu sei un coglione. Strofa 3, che è fatta da 4 parole, sono basso, ti guardo dall'alto in basso, un do stress, un altro passo. Al microfono c'è Ricky Martin, vecchio e grasso. Gonfio di ormoni maschili come è diventato Armstrong. Fibra. Si siede per riprendersi che è troppo stanco. Questo è uno storytelling su Ricky Martin. Capito. E crolla giù lo stadio e la tragedia di Glasgow. Mi ero perso sulla strada di Damasco e ho trovato il nascondiglio della droga di Vasco. Mamma mia, meno male che ho già fatto il pezzo in bianco e nero prima con la musichetta sotto. Fish! Pesciolone mio. Io bella la base, Lolo. Un sacco bene. Bella la base, Lolo. La base è fighissima. La base è fighissima, mixaggio pure. Beh, la base è figa. No, la base, ripeto, la cosa che mi ha fatto stupire è il cambio di base. Pensavo il cambio suo, non si cambia da...
Bello, anche il video era bello, anche il video era bello. Peccato, sì, peccato che lui non sa recitare. Oh, ma la nana, c'è sotto il video lì, grazie alla nana che la fregna in culo. Io quella nana lì. Ciao! Lolo, mi dai il numero della nana? Ciao! Non è il prossimo dissing, credo. La nana. Ciao! Fregna.